Bene, allora il gioco, l'altra volta ho dato una mappa, che è la mappa centrale che utilizziamo ormai nella formazione alla Gestalt rispetto al versante delle emozioni, una mappa che descrive 28 emozioni di disagio, 28 emozioni che possono dare origine al disagio. Questo ci serve perché soltanto la fase di alfabetizzazione, cioè riuscire a capire quale emozione si attiva piuttosto che un'altra in un certo evento, già fa un effetto di contenimento. Se la coscienza mette a fuoco qual è l'emozione dominante, già è meglio perché da una specie di scenario, confuso si arriva a almeno una definizione, si arriva a una forma. Ma non sempre capire che soffro di panico piuttosto che di disperazione o di rassegnazione o di tristezza è sufficiente. Allora, oggi ragioneremo un po'. Ho una piccola novità. L'altra volta ho risposto male a una domanda, ma mi avete stimolato. Orca. Adesso c'è un vuoto sul tuo nome. No, no, no. Sì. Rosanna mi aveva fatto una domanda, ha detto ma perché solo emozioni negative? E io ho detto perché quelle positive le studiamo altrove, eccetera. Ho cambiato idea. Dopo 6 anni è stato così forte lo stimolo tuo che sono arrivato a una nuova idea. Ve la presento qui un po' in anteprima. Credo che le emozioni positive non siano positive, ma positivi siano i sentimenti. Cioè, le emozioni nascono da un substrato biologico, le condividiamo con gli animali, si possono comprendere proprio attraverso chiavi di lettura etologiche, non so, la vergogna ha a che vedere con l'appartenenza, il fatto di mostrarsi, esibirsi belli in maniera tale da poter essere scelti con la selezione naturale o non perdere l'appartenenza. Se uno è molto mostruoso, molto brutto, tende a essere visto come di un'altra specie, squalificato. Io non ci credevo che la vergogna appartenesse anche agli altri animali, ma una volta mia moglie è andata a portare a tosare la Camilla, il nostro cane, è un cane con un pelo molto folto, riccio, e gli hanno fatto una roba strana, è tornata, sembrava una molto più magra, io la guardo, lei mi guarda, è saltata sul divano e mi si è messa qua sotto così. Pam. E avevamo una terapeuta in casa, si vergogna. Io non potevo credere, era vergogna. I cani si vergognano, non sapevo. Che i cani si sentissero in colpa mi era ovvio, ma la vergogna non credevo. Vedete, non è frutto della cultura, è molto antica, allora. Se le emozioni sono basate su un substrato atavico, arcaico, che condividiamo con la storia dell'evoluzione, non i sentimenti. Allora, grazie a Rosanna. Alla domanda tua, l'altra volta sono stato a casa, ho detto, però c'è qualcosa che non mi convinceva. E mi sono detto, non sarà che le emozioni, se una persona sviluppa veramente i contenitori, vi ricordate si parlava del fatto che la gestione dell'eccesso di emozione che porta alla reattività, che porta alla sofferenza, non è tanto legata alla guarigione come si pensa in psicoterapia, ma allo sviluppo di contenitori, di strutture che permettono a questa emozione di essere utilizzata in una benzina utile, non sprecata. Ma ho scoperto che un po' come accade col petrolio, perché diventi benzina veramente potente deve essere raffinata l'emozione. Allora, il contenitore non ha soltanto uno scopo di capacitanza fisica dell'emozione, non è che se sviluppo la struttura contenitiva per quella specifica emozione solo reggo di più, cioè posso restare fermo come un lago molto grande anche quando si muovono le acque non straripa perché il contenimento è grande. No, si trasforma l'emozione nel suo analogo alto, che è un po' quello di cui parlava Platone nel mito dell'auriga, quando diceva che se il cavallo nero
se aggiunge il cavallo bianco e vince il cavallo bianco nel mito dell'auriga, ecco che nel mito del carro alato, l'auriga, cioè colui che guida, se prevale quello bianco, in una spirale ascendente si va dall'incarnazione più bassa e pesante, si va verso il mondo delle idee platoniche, cioè l'iperuranio, si va a contemplare le idee più alte, le idee superiori. E allora c'è questa energia. Ah sì, tra l'altro è interessante perché Platone non diceva che bisogna ammazzare il cavallo nero, diceva che c'è bisogno del nero quanto del bianco, è molto legato alla Gestalt. La Gestalt dice tutte e due le polarità hanno un senso, ma bisogna trovare il punto di indifferenza creativa, stare nel centro e poter governare, come fa l'auriga nel mito di Platone. Allora, il cavallo bianco sarebbe il contenitore, e se riesco a contenere e in qualche maniera raffinare questa benzina primordiale, ecco che arriva un sentimento positivo. In cosa si trasformerà mai? Allora, le 28 emozioni che a questo punto mi è venuta voglia di chiamare negative, una volta avevo un po' di rifiuto a dire emozioni negative, si trasformano in sentimenti che sono positivi. Perché i sentimenti racchiudono sia il cavallo bianco che il cavallo nero, sono già un prodotto molto raffinato. Vediamo per la vergogna, secondo voi quale sentimento si genera da una trasformazione, da un contenimento e trasformazione, riuscendo a raffinare questa emozione di base? Cosa diventa? Cosa sperimenta un essere umano che ha costruito questa risorsa enorme in sé? Il coraggio è più una risposta al catastrofismo. Autostima è più sulla svalutazione. Autenticità vicino, sì, è qualcosa che. L'autenticità è un atteggiamento. Uno può essere autentico vergognandosi come un cane, giusto? O può essere falso. Certo che uno che la vergogna tende più a nascondere, quindi tende più a essere falso, sì. Ma c'è un sentimento, l'autenticità è un atteggiamento, una scelta, dico la verità o non dico la verità, d'accordo? O metto una maschera. No, no, c'è un sentimento, è come se questa cosa qui, che è un'energia, diventa un'altra energia di quelle che quando uno ci arriva dice, ah, l'affermazione di sé credo sia più nella svalutazione, la svalutazione diventa eccitazione con un senso di forza. No, vedete, non è facile, vedete da questo piccolo esperimento, ho fatto una domanda, non è così scontato immaginare l'analogo raffinato dell'emozione di base. Come? Qualcosa vicino, sì. No, sollievo è rispetto al dolore. No, io credo sia dignità. La dignità. Che non è l'orgoglio, perché quando la vergogna si trasforma in un suo analogo narcisistico, uno che ha molta vergogna cosa fa? Tende a sviluppare una maschera polare, come l'opposto, che è l'orgoglio. Io mi sento superiore, non ho bisogno di nessuno, io sono meglio di te, sono sopra te. Uno gonfia l'ego e dice orgoglio. Ma questa è una posizione difensiva rispetto alla vergogna. Dietro l'orgoglio, se tu gratti una persona orgogliosa e questa persona va sotto un po' di difese, si apre e viene fuori di solito un mare di vergogna. Ma l'orgoglio è la difesa iper narcisistica della vergogna, come l'uomo di successo è la difesa del fallimento, della rassegnazione territoriale. Presente, un'icona del nostro mondo attuale è l'uomo di successo, no? L'uomo che si è fatto da sé, l'uomo che vince sempre. Questo è come il mito polare opposto al fallimento. Ma il fallimento quando si trasforma da origine, il fallimento, la rassegnazione, l'energia, no? L'emozione, quando si trasforma in un sentimento positivo non dà origine al successo, dà origine alla passione. La passione, che la passione è l'amore.
incredibile che qualcuno ha per una materia, che è legata alla disciplina di quella materia ed è legata al fatto che uno ne ama gli aspetti tecnici, ama tutti i piccoli errori che ha fatto per raggiungere quel livello di eccellenza. E tutte le volte che voi trovate un uomo di vero successo, non vedrete che è un uomo di successo, è un appassionato, ha una enorme passione per tutti gli uomini di successo e donne di successo che ho conosciuto, tutte avevano un'unica cosa, avevano una passione spaventosa per la loro materia e ne amavano i dettagli, ne amavano ogni singolo momento, compresi i momenti più brutti, più tristi, e la passione li portava a superare anche le cose più terribili della loro storia professionale, ad esempio la gavetta. E invece chi vuole essere di successo di solito fallisce perché vuole raggiungere un obiettivo, non sta amando la materia a cui dedica la sua vita o la sua vita professionale. Allora, l'analogo del fallimento è la passione. Così come nella vergogna si sviluppa la dignità, che significa poter riposare con la propria storia. Per quanto sia una storia di sofferenza, una storia di difficoltà, una storia di accadimenti anche difficili, anche tortuosi, complicati, a volte perversi. Ma chi ha trovato il contenimento della vergogna sviluppa la dignità. È riposare nella propria natura, confidando nella forza della propria natura e confidare e la dignità è riposare nella forza della propria storia, che si è maturata grazie anche a eventi difficili. Allora una persona può parlare del suo passato e ti guarda negli occhi e si mostra e non ha più vergogna e quando parla la gente si commuove e la gente dice ah, perché sente la forza di questo sentimento. Sentite parlare, non so, un ex alcolista di Alcolisti Anonimi che racconta la sua storia, ti arriva e ti tocca. E ti apre il cuore e ti commuove come tutti i sentimenti. Le emozioni non commuovono, attivano, eccitano, quello che vuoi, ma sono i sentimenti che commuovono perché sono raffinati dai contenitori esistenziali.